turistico, io e mio marito eravamo appena sposati, abbiamo fatto tutto da Fantasia Mostar, abbiamo fatto un bel giro e poi è scoppiata la guerra e poi per 5 anni non siamo più tornati proprio perché c'era la guerra e nel 95 le mie parenti hanno insistito molto perché andassimo in vacanza perché diciamo, la guerra ormai è finita, venite qua, non abbiamo problemi, quindi siamo andati in quest'isola famosissima ormai per motivi turistici e ci siamo trovati invece negli ultimi giorni dei combattimenti di agosto finali di guerra della Croazia e quindi ho vissuto, avevo un bambino di 2 anni, tra l'altro siamo trovati in una situazione anche difficile perché il bambino si è ammalato quindi non potevamo tornare a casa, è stato un disastro. E quindi mi ritrovo tantissimo ogni volta che c'è un evento in cui si riparla di Sarajevo, si riparla della guerra, cerco di partecipare perché ho sofferto, mi sono trovata anche in condizioni molto difficili perché i miei parenti invece sono croati, quindi quando noi ci siamo trovati lì abbiamo visto anche invece le reazioni che avevano i nostri parenti, i miei parenti, e noi eravamo sconvolti perché non riuscivamo a credere che potessero comunque chi più chi meno vivere questo momento di guerra e così in modo molto nazionalistico. Sono tutti cristiani, sono tutti cattolici, sono tutti battezzati, quindi cioè dire, viviamo anche in una situazione dove c'è comunque anche questo aspetto, e però ci siamo trovati sconvolti in questa situazione drammatica. Io quando sono tornata quell'anno lì, appunto ero una giovane mamma e dicevo ho perso 10 anni della mia vita, perché oltre a quello che è successo, perché all'isola nel giro di un giorno hanno richiamato alle armi tutti gli uomini dai 18 ai 40 anni, quindi sull'isola sono scomparsi tutti gli uomini perché sono stati richiamati alle armi da un momento all'altro, quindi c'erano solo donne e bambini, mi ritrovo su quello che dicevano. E quindi ci siamo trovati in questa situazione, sono tanti correlati che non riesco neanche a spiegare, però e anche tanti racconti sentiti da conoscenti di conoscenti che magari raccontavano fatti, successi a qualcuno, qualcun altro di cui alcuni erano stati coinvolti, terribili. E abbiamo sentito bombardamenti, li abbiamo visti, c'erano gli aerei che ci passavano sopra, insomma ci siamo trovati in questa situazione un po' a margine, però dentro nella guerra, involontariamente, forse ingenuamente ci siamo trovati. E la cosa difficile è aver dovuto assistere, constatare le reazioni dei parenti, chi più, chi meno, da chi ha sposato il cugino, che diciamo una cugina che ha sposato il soldato che è andato a combattere, a chi invece chiaramente era molto più pacifista o pauroso oppure restio, insomma, eccetera. E quindi ancora oggi, e poi siamo tornati l'anno dopo, perché quando poi la guerra è finita, siamo tornati, e l'altra cosa che ci ha colpito è che effettivamente è come se niente fosse, ci siamo ritrovati, c'era questa negazione, questo silenzio totale, e quindi di nuovo al mare, di nuovo in spiaggia, di nuovo come se niente fosse, al di là dei segni visibili, alzata, eccetera, eccetera, dei bombardamenti, eccetera, eccetera. Adesso il 5 agosto tutti gli anni festeggiano, c'è la festa nazionale croata dove festeggiano questo momento e festeggiano gli eroi croati che hanno combattuto, eccetera, eccetera. Quindi non so se grazie volevo alla portare le mie testimonianza, testimonianze, perché io devo ormai dire che anche sono per me che più di non ho 20 anni sì, che comunque ancora non ho elaborato, perché non è sono facile. passati più di 20 anni, però Anche per me la Croazia è stata